Bentornati nel mio canale Voglia di Cucinare. Oggi facciamo insieme un'altra focaccia morbidissima, questa volta con lievito di birra, un impasto diretto. La andremo a condire con olive nere e rosmarino. Vi occorrono 350 ml di acqua fredda più 10 g di lievito di birra fresco e sciogliete il tutto. Aggiungete tutta l'acqua e il lievito alla farina. La farina deve essere 400 g. Io ho usato una Petra 5037. Mescolate con un semplice cucchiaio per 5 minuti. Poi aggiungete 20 ml di olio olivo e 10 g di sale e continuate ad impastare con il cucchiaio per altri 5 minuti. Poi fate riposare coperto con un piatto per 20 minuti. E poi con le mani unte di olio o bagnate di acqua fate delle semplici pieghe in ciotola. Le pieghe, come sapete, chi guarda sempre i miei video, ne potete fare quante ne volete, anche 4 o 5 a distanza di 30 minuti. Impastate questa focaccia al mattino verso le 11 per mangiarla la sera. Vedrete che facendo più pieghe l'impasto diventerà sempre più tenace. Verso le 17 del pomeriggio ungete una teglia del diametro di 36 cm, anzi abbondante olio olivo. Sempre con le mani unte di olio bagnate di acqua, fate le ultime pieghe nella ciotola e vedete l'impasto com'è bello, pieno di bolle e anche molto tenace. Catapultate l'impasto al centro della teglia e lo fate riposare proprio lì al centro, scoperto per 10 minuti. Dopo 10 minuti stendete con i polpastrelli la focaccia senza stressare troppo fino dove arriva e poi se vedete che non va più avanti vi fermate e fate riposare per qualche altro minuto. Una volta riempita tutta la teglia con l'impasto della focaccia, la fate lievitare senza toccarla per un'ora, così in teglia. Prima di condire, fate un altro po' di buchi sempre con le dita, con i polpastrelli, e poi andate a condire con ciuffetti di rosmarino e olive nere.
Infine sulla focaccia facciamo un'emulsione di acqua e olio e sale, lo stesso peso, per esempio 10 ml di acqua, 10 ml di olio e un po' di sale. Sbattete e poi lo mettete sulla focaccia. Poi infornate la focaccia in forno già caldo a 200 gradi, sempre già caldo, ventilato per circa 12-15 minuti. Una volta raffreddata la focaccia la potete affettare e potete mangiarla sia con salumi, formaggi e verdure. Se anche questa ricetta vi è piaciuta, lasciatemi un like e un commento e continuate a seguirmi per altre ricette. Ciao!